Room, programma di informazione e approfondimento dal lunedì al giovedì dalle ore 19.15 su Radio Stella Città e sul canale 667 di Provincia TV. Newsroom. Buonasera, buonasera e benvenuti a Newsroom con me Stefano Pettinari, naturalmente sul canale 667 di Provincia TV e su Radio Stella Città. Come al solito andremo a cercare di approfondire qualche argomento. Oggi abbiamo intenzione di parlare appunto di un problema che riguarda il Tribunale di Civitavecchia, ovvero in particolare l'ufficio dei giudici di pace, in quanto c'è stata una conferenza stampa oggi pomeriggio tenuta dal presidente dell'Ordine degli Avvocati Paolo Mastrandrea, una conferenza stampa organizzata in collaborazione con l'Associazione Avvocatura Indipendente per la Giustizia, capitanata dal presidente Antonio Maria Carlevaro, che hanno appunto voluto mettere l'accento su questo problema. Il problema deriva sostanzialmente da un fatto, ovvero l'accorpamento dell'ufficio del giudice di pace di Fiumicino a quello di Civitavecchia, e questo naturalmente creerà un innalzamento del carico di lavoro per l'ufficio del giudice di pace di Civitavecchia, che ovviamente è senz'altro un problema molto grave, anche perché già di per sé l'ufficio del giudice di pace da anni si dice, e ci sono stati appunto vari interventi a più livelli, già di per sé dicevamo è oberato di un gran lavoro. Una situazione, quella che sta vivendo appunto l'ufficio del giudice di pace, che va avanti, come dicevamo, da svariati anni. Ci sono infatti una serie di fascicoli che giacciono proprio nell'ufficio del giudice di pace e che non riescono ad essere smaltiti, perché sono pochissimi i giudici che sono appunto in servizio verso questo ufficio, sono molto meno addirittura i dipendenti non togati, i cancellieri, che non riescono ovviamente a smaltire tutto questo tipo di lavoro, e di conseguenza c'è questa situazione che appunto si andrà ad aggravare con l'arrivo anche del carico di lavoro proveniente dall'ufficio del giudice di pace di Fiumicino. Noi abbiamo in collegamento telefonico l'avvocato Antonio Maria Carlevaro, presidente appunto dell'associazione Avvocatura Indipendente per la Giustizia, che oggi appunto ha organizzato questa conferenza stampa insieme al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Buonasera avvocato Carlevaro. Buonasera. Allora, stavo cercando insomma di spiegare quella che è la situazione per quello che riguarda in particolare l'ufficio del giudice di pace, una situazione già grave di per sé e che verrà ulteriormente aggravata con questo accorpamento con Fiumicino, naturalmente. Oggi diciamo che l'oggetto della conferenza stampa è stato fondamentalmente questo. Era presente anche un giudice di pace, ovvero la dottoressa Paola Lombardi, che ha spiegato bene o male quella che è la situazione e quella che sarà la situazione nel momento stesso in cui dal 15 aprile in poi ci sarà questo accorpamento. Lei l'abbiamo contattata anche perché è sicuramente uno dei legali che più ha preso a cuore questo tipo di problema da tanti anni, sta cercando di portarlo avanti, però purtroppo i risultati non è che si vedono molto, ed oggi in conferenza stampa c'è stato anche una sorta di sfogo suo, no? In cui se l'è presa un po' con la politica, che è un po' assente su questo tipo di problema, è vero? Sì, il problema della giustizia chiaramente mi coinvolge perché è il mio lavoro. E mi coinvolge perché io, svolgendo la mia attività professionale, vengo a conoscenza delle problematiche tante dei cittadini che chiedono giustizia e purtroppo non hanno poi un risultato pratico concreto, perché la giustizia attualmente è in crisi notevole
per mancanza di personale, magistrati, e io addebito questa la responsabilità delle problematiche attuali della giustizia alla politica. Non voglio essere un qualunquista, perché oggi è facile, no? Si parla di antipolitica, ma secondo me non è un problema di antipolitica, è un problema che riguarda coloro che noi chiamiamo politici, i quali si sono allontanati e si allontanano dal cittadino, non hanno quel rapporto che dovrebbero avere costante con il cittadino per assolvere al loro mandato che è stato dato loro dal cittadino. Cioè il cittadino ha votato i vari candidati perché risolvano i problemi, e questo purtroppo invece non avviene. Noi ci sentiamo come cittadini, come avvocati, come magistrati, come giudici di pace, personale giudice di pace, lontani e inascoltati da coloro che ci dovrebbero rappresentare. Il motivo principale, come ho già detto oggi, di questa conferenza stampa è stato proprio questo, quello di dare voce all'avvocatura e al grido di allarme dell'avvocatura per una giustizia che non funziona, perché nel momento in cui un cittadino chiede giustizia e si vede rinvii di un anno, due anni, processi prescritti, chiaramente questa è una grossa delusione, e purtroppo la delusione maggiore è che la politica non ci sente. E lei ha detto bene, io sono anni che mi batto perché l'ufficio giudice di pace venga trasferito presso Palazzo di Giustizia, con risparmio notevole delle spese che annualmente il Ministero, il Comune prima e il Ministero poi che rimborsa, assolve, spese che poi dopo ce le chiedono a noi cittadini. E questo non è giusto, che il giudice di pace si trovi allocato presso un condominio e non riesca quindi a svolgere la funzione che dovrebbe, se fosse stato, se si trovasse nei locali del Palazzo di Giustizia, dove risparmierebbe lo Stato e si avrebbe anche una cittadella giudiziaria. Ecco, a proposito di politica, non so se ricorda anche lei, come no. Adesso mi è venuto in mente, parlando di questo, della cittadella giudiziaria. E dove sta? Anche perché è stata promessa da varie amministrazioni nel corso di questi anni, però non se ne vede ancora nemmeno un mattone. Ha ragione. Senta Carnevaro, a proposito, insomma, volevo spiegare appunto questo discorso dell'affitto, no? Perché magari chi ci ascolta non ne ha conoscenza. In sostanza, gli uffici del giudice di pace in questo momento non sono all'interno del Palazzo di Giustizia, no, di via Termini Traiano, sono distaccati in via degli Orti, in un appartamento vero e proprio dentro un condominio. C'è praticamente un piano che è stato adibito ad uffici per questo giudice di pace, e lì si paga un affitto per far svolgere appunto questo tipo di lavoro ai giudici di pace e naturalmente al personale non togato, che peraltro costa anche abbastanza, vero avvocato? Sì. Allora, io per quello che mi costa è 80.000 euro l'anno, che credo adesso sia superiore, perché poi i tempi con la svalutazione eccetera, e per occupano credo 3 appartamenti, adesso non so esattamente quanti, tutto un piano che è adibito al giudice di pace. Fra l'altro non c'è sorveglianza, io non ho mai visto un membro delle forze dell'ordine in quelle aule che dovrebbero essere di giustizia. Quindi c'è questa spesa in uffici sono anche non rispondenti alle esigenze. Oggi ho avuto aula, un'udienza penale al giudice di pace, e ho notato che ci sono dei pavimenti che sono non ci sono, sono le mattonelle, c'è tutta una parte di mattonelle mancanti, quindi anche pericolose. Si sta in una stanza che dovrebbe essere, magari sarebbe stata una stanza da pranzo, una camera da letto, non lo so, e in questa stanza c'erano tantissime persone, quindi io non so, fra l'altro, sotto il profilo del peso, se è stato controllato, viene controllato,
Quindi è veramente una situazione grave, denunciata più volte, ma nessuno sembra che interessi nulla. Senta, tra l'altro voi alla conferenza stampa di oggi avevate anche invitato sia il delegato appunto ai problemi relativi alla giustizia, che peraltro è avvocato anche lui, sì, oltre ad essere consigliere comunale, sì, Fabrizio Lungarini, sì. Nonché il sindaco, ma anche il presidente del Tribunale facente funzioni, Bruno Azzolini. Nessuno di questi però si è fatto vivo. No, no. Ma come mai? Che ho avuto notizia, era stato invitato il presidente facente funzioni e il delegato avvocato Lungarini, dal presidente dell'ordine degli avvocati. Il sindaco non lo so se è stato invitato. Comunque, insomma, anche se non fosse stato invitato il sindaco, in sostituzione sua era stato invitato però il delegato Lungarini. Sì, no? Così ha riferito oggi il presidente dell'ordine. E io perché non sono venuti non lo so. Però mi dispiace che non siano venuti, perché è un problema che riguarda tutti, è un problema che fra l'altro credo che l'avvocato Lungarini sia delegato alla giustizia, mi ha detto il presidente dell'ordine che era la sua stessa giustificata, però dispiace che non sia presente. Io mi auguro che venendo a conoscenza di queste problematiche che noi abbiamo sollevate ci dia una risposta, che sia una risposta però concreta, cioè che abbia poi un seguito, speriamo. Io sono un carattere ottimista e spero sempre che le cose in qualche modo si risolvano, però certo, andando avanti, ottimista, scherzando, ho detto rivolgiamoci ai 10 saggi. Speriamo che ci risolvano il problema della giustizia. Senta, avvocato, lei continua ad essere ottimista nonostante appunto da anni cerca di battersi, anzi si batte per questo problema. Proprio perché sono ottimista, perché altrimenti se no avrebbe già abbandonato. Avrei tirato i remi in barca, sì. Senta, avvocato, le volevo fare un'altra domanda, ovvero che è un po' quella che mi era venuta in mente anche durante la conferenza stampa di questo pomeriggio, ovvero il fatto che in realtà però c'era stata una proposta precedentemente ai giudici di pace di poter utilizzare alcuni locali del Palazzo di Giustizia di Via Terme di Traiano, e però i giudici di pace allora rifiutarono. Perché? Sì, anche lì io presi l'iniziativa. All'epoca non ero presidente dell'ordine, credo, quindi un po' di anni fa. Da semplice avvocato, insomma. Sì, ero semplice avvocato, consigliere dell'ordine, adesso non ricordo. Comunque presi l'iniziativa di raccogliere le firme di numero maggiore possibile di avvocati, e infatti ebbi un riscontro notevole, perché firmarono credo sui 300 avvocati. E con questa era una petizione per far venire in tribunale gli ufficiali giudiziari che all'epoca erano a Torre Europa, e anche lì pagava lo Stato un canone elevato, minore, inferiore di 80.000 euro, ma adesso non ricordo quanto, ma anche lì pagava un canone ed era scomodo per gli avvocati recarsi in quel luogo. E gli ufficiali giudiziari, a seguito di questa nostra petizione, vennero al Palazzo di Giustizia e hanno preso sede dove sono ancora attualmente. Quindi il problema ufficiali giudiziari all'epoca si risolse. I giudici di base, ciò so che all'epoca vennero in tribunale, adesso non so chi era allora che rappresentasse il giudice di pace, però poi ho saputo che volevano un numero di stanze che non era possibile che non era possibile dare loro, e quindi non se ne fece nulla, e purtroppo siamo nella situazione in cui siamo. Probabilmente se all'epoca avessero accettato due stanze, tre stanze, e poi dopo, una volta dentro, magari avessero correttamente secondo le esigenze chiesto un aumento di cubatura, diciamo, penso che l'avrebbero ottenuta. Però in quell'epoca
chiesero un numero di stanze che non era possibile concedere loro, e quindi rimase tutto purtroppo come poi ci troviamo ora. Senta, avvocato, al di là appunto di quello che è il problema, diciamo, logistico, ovvero del luogo proprio dove si svolge questa attività del giudice di pace, adesso il problema potrebbe diventare davvero immenso nel momento stesso in cui arriverà questo accorpamento con Fiumicino, perché almeno stando ai dati che circolano, in sostanza il lavoro raddoppierebbe per il giudice di pace di Civitavecchia. Senza un adeguamento del personale, né quello togato né quello non togato, si rischia veramente il collasso. Sì, penso anche confortato in questo dal giudice di pace che oggi è intervenuto insieme alle due cancelliere alla conferenza stampa, e poi confortato dall'esperienza che ho quando frequento i locali del giudice di pace. E il personale attualmente è insufficiente per il lavoro che devono svolgere civile e penale attualmente. Il 15 di aprile, secondo un decreto del Presidente, dovrebbero essere di competenza del giudice di pace di Civitavecchia, noi processi penali e le cause nuove del giudice di pace di Fiumicino e credo anche di Bracciano. E chiaramente, adesso comunque parliamo di Fiumicino, e questo chiaramente senza apporto di personale, perché il personale di Fiumicino, non così ho sentito dire, speriamo di no, non verrà a supportare il personale di Civitavecchia. Chiaramente come fanno se non hanno la possibilità di assolvere ai loro compiti oggi? E devo fare un plauso sia ai giudici e sia al personale e sia ai due precari che oggi in questi giorni sono ritornati presso il giudice di pace, perché svolgono un'attività superiore alle loro forze, ma naturalmente io non credo che riusciranno a assorbire il lavoro che gli verrà loro da Fiumicino. Questo credo sia impossibile. Infatti, indubbiamente c'è senz'altro un... Tra l'altro dove metteranno i fascicoli nuovi, quando faranno le udienze, è un grosso problema. Un problema che ovviamente va a toccare anche l'utenza, no? Perché certamente adesso i cittadini di Fiumicino, e non solo, perché ad esempio anche Bracciano verrà accorpata a Civitavecchia, quindi insomma tutta una zona che riguarda appunto Fiumicino e che riguarda anche tutta la zona del lago di Bracciano, tutti confluiranno su Civitavecchia con notevoli problemi anche appunto per quei cittadini che magari devono affrontare un contenzioso che deve giudicare il giudice di pace e devono spostarsi, chi da Fiumicino, chi da Bracciano, per venire a Civitavecchia magari a fare delle udienze. Anche questo non solo ha un costo, ma anche appunto una problematica non da poco. No, certo, infatti anche su questo ci siamo interessati, però noi non è che abbiamo le disponibilità né un dovere amministrativo in tal senso. Per Bracciano mi dicevano alcuni colleghi che stanno cercando di provvedere coinvolgendo l'autorità comunale, perché secondo la legge, se il comune fornisce le finanze o si accolla l'onere finanziario del sostenimento dell'ufficio, l'ufficio può rimanere dov'è. E si stanno cercando i colleghi di Bracciano, alcuni colleghi di Bracciano, di riuscire a ottenere questo. Ma ove questo non avvenga, giustamente come dice lei, c'è il problema del cittadino che si deve spostare per le cause, i processi, anche come semplice testimone. Il testimone infatti è obbligato a presenziare alle udienze, per la quale è citato come teste, e chiaramente deve trasferirsi da Fiumicino a Civitavecchia e viceversa, e da Civitavecchia a Fiumicino e da Bracciano, Anguillara
Trevignano, a Civitavecchia. Mi dicevano i colleghi che non ci sono servizi pubblici, cioè di trasporto? Bracciano soprattutto, sì. Il treno non c'è, mi sembra che non esiste un treno Civitavecchia-Bracciano. Già Civitavecchia-Fiumicino è servita meglio, sicuramente, ma Civitavecchia-Bracciano è un grosso problema. E anche qui noi riteniamo che ci dobbiamo rivolgere, ci si debba rivolgere, e in questo senso faccio un appello ai sindaci delle due città, perché se è loro competenza, e penso di sì, considerino questa evenienza e facciano in modo che ci siano i servizi pubblici tali da rendere meno problematico il trasferimento da Trevignano, da Anguillara, da Bracciano a Civitavecchia e anche da Fiumicino. Da Fiumicino credo che non ci siano meno problemi perché c'è il treno, però non so se, perché non sono un funzionario delle ferrovie, quindi non lo so, credo che debbano andare a Roma e tornare a Fiumicino, insomma c'è pure lì, credo sia complicato. Beh, col treno sicuramente, da Fiumicino devono andare alla stazione Termini, insomma comunque alla stazione di Roma, e poi raggiungere Civitavecchia. Sembrava che fosse così e quindi diventa allucinante. Diciamo che è un po' più facile con la macchina perché c'è tutta autostrada sostanzialmente, sono spese pure quelle. Senta, avvocato, io volevo concludere con una frase che mi ha veramente colpito nella conferenza stampa di oggi del presidente dell'Ordine degli Avvocati Paolo Mastrandrea, che proprio in conclusione ha detto questa frase che veramente mi è rimasta abbastanza impressa, perché e che ci riporta un po' al discorso della politica che facevamo poc'anzi, ovvero il fatto che ad esempio la politica sia davvero attenta zero sostanzialmente per quel che riguarda la giustizia, perché Paolo Mastrandrea ha detto sostanzialmente che se si licenzia uno spazzino, con tutto il rispetto ovviamente per gli spazzini, c'è il rischio che possa anche cadere la giunta comunale, mentre invece per la giustizia proprio non ne parla nessuno, non se ne occupa nessuno, eppure è uno degli elementi portanti anche da un punto di vista economico per questa città. Come mai non c'è questa attenzione? Questa è una domanda che bisognerebbe rivolgere ai politici. Esatto, perché? Anche perché la politica, come la sanità, purtroppo la sanità, come la sanità coinvolge quasi tutti i cittadini, perché chi è che non si rivolge alla giustizia? Oggi poi purtroppo, anche per cose di poco conto, che però per chi si rivolge alla giustizia magari per lui è una cosa di gran conto, e quindi è strano che questo non ci sia questo interesse, però purtroppo questo è un dato di fatto. A livello nazionale noi vediamo che da quanti anni sentiamo, leggiamo che ogni programma di ogni politico, ogni programma di ogni partito ci mette in mezzo: risolveremo i problemi della giustizia. Poi andiamo, io sono un frequentatore delle aule di giustizia e i problemi non vengono risolti. Tutti i giorni abbiamo gli stessi identici problemi. Il problema fondamentale è la lungaggine della giustizia, che non ci porta le aziende estere a investire in Italia, perché per avere realizzato un diritto ci vogliono anni. La delinquenza chiaramente la giustizia è lunga. Chi ci guadagna? Il debitore e nel civile e il colpevole nel penale. E quindi chiaramente è strano che la politica non si interessa. Ho notato che si interessano quando qualcuno cade nella rete. Quando vengono indagati, dice lei, questi politici. Allora, che c'è un problema giustizia, telefoniche, alle notizie alla casa privacy e alla giustizia che è lunga, eccetera, eccetera.
Però io mi auguro che invece non debbano essere indagati, ma che se ne interessino per i cittadini che chiedono, che gli danno il voto, perché anche risolvano il problema della giustizia, che poi non è difficile. Senta, avvocato, le faccio veramente un'ultimissima domanda, no? Perché poi è una cosa che lei, bene o male, ha lasciato intendere nella conferenza stampa di oggi. Se oggi fossimo stati in piena campagna elettorale, secondo lei i politici ci sarebbero stati a questa conferenza stampa? Sicuramente. Perché ovviamente avrebbero l'interesse a... Sicuramente. E avrebbero promesso tante cose. Devo dare atto però una cosa, mi sembra corretto questo, all'attuale sindaco di Dei, all'epoca era onorevole. E quando noi abbiamo fatto la battaglia per il tribunale, lei lo ricorda, era presente. Sì, sì, sì. Questo bisogna dargli un atto. Sì, sì, me lo ricordo benissimo. Avvocato Carlevaro, io davvero la ringrazio molto per essere stato nostro ospite. La ringrazio a lei di avermi dato un po' di voce. Ma sempre. Speriamo quando... sia utile. Speriamo, speriamo, infatti, ce lo auguriamo anche noi. Grazie ancora e buona serata. Grazie a lei, buonasera. E naturalmente grazie anche a voi per averci seguito, speriamo appunto, come ha detto l'avvocato Carlevaro, di aver quantomeno dato un minimo di contributo per cercare di risolvere questi problemi della giustizia che effettivamente sono molto molto importanti per la nostra città. Grazie ancora per averci seguito, appuntamento con Newsroom domani sempre alle 19:15, minuto più, minuto meno, su Provincia TV e su Radio Stella Città. Un buon proseguimento di serata a tutti voi. Newsroom.